anzi, degli alcuni esponenti del comitato. Io partirei da Ornella Moro, che rappresenta il comitato Lungavilla, ok? Sì. Allora, Ornella, buonasera e benvenuta anzitutto. Sì, buonasera. Avrei preferito parlare per ultimo perché il mio non è un intervento propriamente tecnico. Va bene, cede la parola? Sì, comunque è indifferente se vogliamo iniziare dal problema. No, ma posso anche farlo subito, diciamo. Come vuole. Così ci sbrighiamo. Sto nel comitato, non sono un tecnico, sto nel comitato da 6 anni e se mi permette do qualche sbirciatina perché non vorrei, l'argomento che tratto è un po' delicato, non vorrei andare fuori dalle righe. Ecco, io sto nel comitato da 6 anni e ho sempre avuto funzioni organizzative, fare i banchetti, raccogliere le firme, fare gli striscioni, cantare, dare i volantini, fare manifestazioni, raccogliere soldi, tantissimi soldi che sono serviti per pagare 3 ricorsi al TAR con avvocati di notevole spessore. Eccola. Quindi un attivista, diciamo, Ornella. Un attivista, una rompiscatole, un giullare, ecco, perché un giullare, perché io ho anche scritto delle canzoni, le cantavo, facevo ridere, intanto mettevo il cappello per raccogliere i soldi. Ecco, e quindi vorrei parlare dell'autostrada mettendo in scena un brevissimo spettacolo, un monologo spettacolo dal titolo A tutti quelli che la mafia non ci risulta. È dal famoso Iannacci. Iannacci. Ecco, alzo il sipario e vi mostro questo libretto blu che ho trovato su un mercatino di robe vecchie qualche tempo fa e il librettino data Pavia 6 dicembre 1969, titolo Atti della tavola rotonda sull'autostrada Stroppiana-Broni, con annesso tanto di tracciato. Allora, ebbene, questo reperto archeologico, dopo più di 40 anni, è stato presentato con qualche piccolo ritocco di lifting come un'infrastruttura moderna ed indispensabile per portare sviluppo e lavoro alla nostra provincia. Alla faccia. Io dal 7 gennaio 2006, data della nostra prima grande manifestazione indimenticabile alla rotatoria di Bressana, ho cominciato a pormi una domanda che è diventato un chiodo fisso nella mia mente. Se questa autostrada inquina l'aria che respiriamo, se non serve alla viabilità ordinaria dei cittadini, perché i cittadini per andare a lavorare non è che pagano il biglietto dell'autostrada, insomma, per andare dall'Oltrepò a Pavia o viceversa. Se l'agricoltura, che è uno dei pochi beni che ci sono rimasti, viene distrutta dal passaggio di questa autostrada, allora io mi domando perché e per chi? Questo era un nostro striscione. In questi anni ne ho pensate di tutti i colori, no? Vi risparmio l'elenco di tutte le cose, delle nefandezze che sono passate per la mia mente, però non riuscivo a venirne a capo. Fino a quando un bel giorno, si fa per dire bel giorno, vado a una delle tantissime riunioni a Cava Manara, dove viene presentato un progetto per una discarica di amianto presso un posto che si chiama Cava Villa, un buco enorme. Guarda caso, la Sabron, subito pronta, aveva già predisposto la variante per far andare direttamente i camion dentro. Non c'è stato nessun problema a fare questa variante, così andavano direttamente nella cava. A questo punto i miei sonni sono diventati degli incubi, agitatissimi, perché l'autostrada, con tutte le scavazioni, avrebbe lasciato un sacco di buche per il lungo, una gruviera immensa. E allora io dicevo, ma come saranno riempite queste buche? E non riuscivo neanche a prendere sonno. Poi, improvvisamente, ecco ancora poco tempo fa, abbastanza recentemente, lo scandalo della Brebemi, di cui tutti penso qui siano a conoscenza, è inutile che, no? Stiamo a entrare nel merito. Abbiamo letto nelle settimane scorse che qualche tecnico rilasciava dei documenti falsi, no? E che qualcuno ha seppellito rifiuti altamente tossici lungo un tratto di questa autostrada. In più,
come dire. In più si legge che qualcuno si è messo d'accordo con qualcun altro per spartirsi alcune province della nostra regione. E la nostra provincia, per quello che ho letto, avrebbe dovuto essere posta sotto tutela di un certo signor Locatelli, non so chi sia. Vabbè, era scritto sul giornale. Adesso alcuni sono finiti in galera, alcuni di questi personaggi, ma tanti altri sono ancora fuori, a piede libero. E anche se si sapeva